io sono Jesus e oggi continuiamo con Mega Man Star Force 2 Zerg X Ninja. Nello scorso episodio, se ve lo siete perso, andatevelo subito a vedere perché è successo un bel casino. Abbiamo battuto Hyde, ma poi è intervenuto solo, ma poi... Non vi spoilerò niente, andatevelo a vedere. Comunque, continuiamo sulla scalinata per Mu. Wow! Tante rovine! Sono muriani quelli? Spero di no! Allora questo è Mu, esiste davvero. Non trovo parole per descriverlo. Ehi ragazzo, a parte il grande simbolo che hai sotto i piedi, ma quello è solo dettagli. Non capisco, qui sembra tutto rotto e malconcio. Credo che questo posto sia disabitato da moltissimo tempo. Sì, ma è lo stesso in pessime condizioni. Già, è curioso. Ora dobbiamo trovare Vega però. Deve essere qui da qualche parte. Troviamola e impediamo a Mu di distruggere la Terra. Molto interessante. Ehi ragazzo, guarda lì per terra. Non ti sembra familiare? Controlliamo. Cosa? Questo coso? Che sia... Ah! Sono guerrieri M che usava Vega! Sembrerebbe che provenissero da Mu. La civiltà di Mu doveva essere avanzatissima per creare una cosa del genere. E scommetto che non erano dei simpaticoni. Potremmo trovarne molti altri nel luogo in cui ci stiamo dirigendo. Bene ragazzo, rimboccati le maniche e preparati. Allora ho ragione, sono muriani. Qui c'è qualcosa inciso sulla pietra. Un simbolo. C'era una volta una tribù in grado di vedere le onde M. I Mu. Mega Man ottiene Cut. Ok, laggiù c'è una porta. La via si aprirà a coloro che riusciranno a leggere e comprendere la storia di Mu narrata nelle quattro tavolette. La cronologia è essenziale. Tavolette di Mu? Diamo un'occhiata in giro, ragazzo. Intorno dovrebbe esserci qualche indizio. Una l'abbiamo già trovata, in teoria. È Cut, in teoria. Sì? Salve? Fantastico? Meraviglioso? Perfetto! No! Ah! Traccia la runa antica sul petto del muriano. Ma cosa? Sento la voce nella testa! Tracciare la runa antica? E come? I muriani obbediscono solo alla runa antica. Solo tracciando le rune antiche... Le antiche rune della distruzione potrai sconfiggere i muriani. Ma io non conosco alcuna runa antica! Userò le mie ultime forze per aiutarti, facendo apparire le rune antiche della distruzione sui muriani. Le rune saranno visibili solo per breve tempo. Osserva, memorizza e poi traccia le rune sul petto del muriano. Prepara lo stilo. Chi sei? Io provengo da Mu. La mia forma fisica è svanita da lungo tempo, ma il mio spirito sopravvive sotto forma di onda M residua. Proteggo questa terra affinché nessuno abusi del potere di Mu. Tu sei di Mu? La lunghezza d'onda del tuo cuore rivela un'elevata forza legame. Tu che possiedi questa forza devi fermare la furia distruttiva di Mu. Sto usando le mie ultime energie. Guerriero Blu, tu sei la luce. Molto interessante, salve, volevo... No! Non volevo, giura! Tu. Potenziamento 400-240. È una nuova zona? No! Ok, riproviamoci. Ok, bastavate nel minuto. No, sono morto. No, che simbolo hai fatto? Dai! Hanno 400 di vita. È immaginato. Oh, vita, dammi qualcosa. Vedi un letto. No, lasciato in piedi. No, fermi! Questo è distrutto. Ma sei tu. Non mi riesci ucciso! Male. Guarda, faccio la valanga perché sennò mi uccido. Ragazzi, si è partito di schifo sto episodio. Cos'è?
dove vado? Non ce la fai. Ok, ho preso una cosa. Non so neanche cosa abbia preso. Sono sparito. Sono sparito. Ok, prossima runa. Ah, anche sulla strada 11. Devo capire che tragitto fa. Decisamente non di qua. No, ha cambiato direzione. Ok, e abbiamo tenuto un mira. Oh, Gesù, grazie. Ok, in che direzione andate voi? Ok, tu vai di qui. Tu vai di lì. Tu vai di qui. Voi siete una costruzione. Io sto qui. Sei andato giù. Tu hai nato del fuoco di oro, devo sparare il nome di lui. E lui sta venendo di qua, non è così. Ma porca miseria. Ok. Tu hai nato del fuoco di oro, devo sparare il nome di lui. Mi seguo, mi seguo. Amen. Sembra una... Yellow. Quanti ce ne di sti cosi? Ok, oh, 4 lune trovate. Comunque salviamo. Ho raccolto l'urna, ragazzi, non vi preoccupate, tra poco apriamo la porta. Ok, fermi, ok, devo leggere le rune. Sono gli oggetti, le rune? Sì, c'era una volta un matrimonio in grado di vedere il corpo di ottenere il potere di manipolare le onde del grande essere. La ricerca di condosso al confine della terra e di trovare un grande essere, la fonte di tutto il mondo. Aspetta. Allora. Dimmi cosa c'è. Quel potere speciale di Moore ottenuto dagli altri popoli del mondo ci provano di quindi c'è. Ok, aspetta, allora, quindi è cut. Ho bisogno di un foglio. Ho dannatamente bisogno di un foglio. Fermi. E di un amico che scrive, possibilmente. Hashtag Alghisius ha i fogli con le soluzioni di Mu, ma le fa insieme a voi, dai. Quindi, prima c'erano i Mu, ok? Questo grande popolo. Poi, perché non ci può provare? Allora, Fon. Gli altri popoli del mondo in pratica avevano il potere temuto, bla bla, gli altri popoli del mondo cercarono di non li volevano in pratica. E ce l'abbiamo. Poi Mir, no. La ricerca li condusse al confine della Terra e li trovarono un grande essere, la fonte di tutte le onde M, che è questo. Ma tra parentesi, poi questi simboli indicano esattamente questa cosa qui. Cioè, tutto sto simbolo indica sta cosa. Quindi i Mu tendono il potere di manipolare le onde dal grande essere. Ok. Easy! Vorrei salvare, che adesso ho scoperto la solution. Ok, ci siamo. Quindi, Mu ottennero grande potere, bel potere, ok. Poi, tranquilli ragazzi, non c'è necessariamente bisogno che li fate tutto in orto. Questo va così, poi questo tizio così, perfetto. E questo easy peasy. Ok. Cammino aperto a coloro che conoscono la luna. Bene, ha funzionato. Si sta aprendo, procediamo. Ok, procediamo. Aspetta, penso che ci sia qualcuno. Cosa? Stai indietro, ragazzo. Ah! Grizzly, quello è... E.T. Blizzard? A giudicare dalla forma sembra il corpo M che si era fuso con Ricky. Sbagliato, quello non ero io. Ci sono molti corpi M con la mia stessa forma. Noi veniamo generati in continuazione. E finché ci sarà le Mu, potremo diffonderci in tutto il mondo. Le Mu? Mu? Muriani. Cosa sta facendo? Cambio d'onda M.
Cosa? Ma cosa? What? Si è fuso con quel guerriero M! Tutti i profanatori verranno distrutti! Questo è il volere di Lemu! Tieniti pronto, ragazzo! Certo, non posso tirarmi indietro proprio adesso! Così mi piaci, coraggio! Battaglia d'onde, in azione! In meno di 5 minuti ce la farò! Ma certo che sì! E se no devo tenere un documentario. Yeti Blizzard DX! 1200 di danno, ok. No, io rimango come sono. 2. Veloce! Ok. Ok. Ho una palla di nemico in faccia. Gli ho tolto metà vita. Ah, mi fa male. Perché continuano a cadere? Questa cosa non ha assolutamente senso. Ok. Meno male che è confuso. No. No, ho detto. Vediamo che ce la facciamo se siamo rapidi. Se siamo rapidi ce la si fa. Ce la si fa, perfetto. Quanto è stato, ragazzi? 1 minuto, 30 secondi, 45? Ditemelo nei commenti. Wow! E il primo è giù. Fio. Quando pensi di averne battuto uno, ne compare subito un altro. E possono anche trasformarsi. Ma cosa sta succedendo qui? Nel frattempo, grande Vega. Mega Man continua ad avanzare. Ma non dovete temere, mia signora. Non consentirò a nessuno di avvicinarsi a voi. Grazie. E riguardo alle ferite che ti sei procurato combattendo con lui, nulla di serio. Prima che i nostri piani si realizzino, devo chiedertelo di nuovo. Per caso ricordi qualcosa? Sapete bene che non ricordo nulla. È come se fossi un guscio vuoto. Senza ricordi, senza emozioni. Sì, è così. Che intende dire, Vega? Scusatemi. Devo andare da lui. Ok, ragazzi, ma ho registrato 26 minuti. Non so quanto sia uscito lungo questo episodio. Probabilmente dovrei attaccarcene un altro pezzo. Ma per oggi mi fermo qua. Quindi, ragazzi, se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, metti mi piace, iscrivetevi. E ci vediamo nel prossimo episodio, dove probabilmente arriveremo vicino al boss finale. Se non direttamente al boss finale, vicino al boss finale. Quindi, bella, ragazzi.